che non si è mai fermata. Quindi abbiamo in questi mesi, insomma, parlato ampiamente della didattica online, gli esami online, le tesi online. Adesso siamo fortemente impegnati sull'orientamento, quindi il rapporto con le scuole superiori. Ovviamente c'è il timore che a livello nazionale, uso le parole del ministro, ci possa essere un calo di circa il 20% delle iscrizioni. Per quanto mi riguarda, per l'Università di Teramo, per tutto il lavoro che stiamo portando avanti, non ci dovrebbe essere una ripercussione almeno a questi livelli per due motivi. Prima di tutto, in un momento di crisi, l'unica strada è la formazione, l'alta formazione. L'altra motivazione è che probabilmente saranno limitati i flussi verso i grandi centri universitari del nord e del centro. Quindi probabilmente le piccole università come la nostra, quindi delle aree interne, potrebbero beneficiare di questo. Noi ce la stiamo mettendo tutta con iniziative di orientamento mirato, quindi una serie di webinar destinati ai ragazzi delle superiori, quindi sia di orientamento ma anche e soprattutto di aiuto per l'esame di Stato. E qui c'è un ottimo rapporto con la consulta degli studenti, quindi i nostri studenti hanno preso un accordo con gli studenti medi proprio per fornire, oltre che informazioni, dei servizi, quindi sulla pandemia, su cittadinanza e Costituzione, proprio gli argomenti che l'esame di Stato dovrebbe affrontare, secondo quello che ha detto la Ministra. Noi contiamo di anticipare le iscrizioni, stiamo cercando di predisporre il tutto almeno 15 giorni prima. Ovviamente l'idea è quella di aumentare la no tax area, quindi portarla minimo a 20.000 euro, questo in accordo con il Ministero, e creare delle condizioni per far valere l'ISEE attualizzato, insomma, proprio per cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie. E l'Università di Teramo quindi non si è mai fermata, anche per quanto riguarda l'accoglienza delle matricole, continuerà a non fermarsi. Sì, così una piccola notazione. Siamo pronti a consegnare la mascherina dell'università a tutte le matricole. Questo sia come segnale di speranza e di ripresa, ma anche per andare incontro alle esigenze di distanziamento e di rispetto dei protocolli che ci sono Ma le imposti. iscrizioni quando partiranno, quindi visto che partiranno in Le anticipo? iscrizioni dovrebbero partire, lasciatemi ancora un po' di dubbio, dovrebbero partire il 15 luglio. Noi pensiamo anche di come dire, attivare una sorta di preiscrizione, nel senso che i ragazzi si possono iscrivere, poi avranno tempo fino a ottobre-novembre per il pagamento della prima rata, quindi anche venirgli incontro anche in questo senso. Università completamente digitalizzata non serve neanche spesso avere la presenza, cioè l'Università di Teramo è pronta ad essere sempre più al passo coi tempi, sempre più digitale. Assolutamente sì, no, non sono molto d'accordo che non serve la presenza. L'Università di Teramo, come tutto il sistema universitario nazionale, è e rimane un'università tradizionale. Anche in questi mesi, in questi giorni, non è diventata una università telematica, perché le nostre lezioni sono state le stesse, ovviamente soltanto non in presenza. Non abbiamo mai utilizzato materiali stantii registrati, sempre in presenza, sempre collegamento attivo, e abbiamo fatto anche una verifica con i nostri studenti, circa 950 risposte. Il livello di gradimento è elevatissimo. Per
però insieme con questo livello di gradimento elevatissimo, la voglia e la necessità, direi proprio la necessità da parte dei nostri ragazzi di tornare in presenza, per far tornare l'Università di Teramo quella che è, cioè una comunità attiva e pulsante. Quanti iscritti sono stati l'anno scorso? L'anno scorso abbiamo aumentato del 14% le iscrizioni, adesso francamente parlo di matricole ovviamente, sì. Abbiamo superato 1800 e quest'anno abbiamo attivato nuovi corsi di laurea, abbiamo rimodulato alcuni corsi di laurea, quindi io spero cioè già mantenere questi numeri sarebbe un ottimo risultato, ma io voglio andare oltre, noi aumenteremo ulteriormente questi numeri.